Intanto un video visto da 150.000 persone, che vuol dire che io parlo e molte persone ascoltano e seguono i miei suggerimenti, i miei consigli. Ero ad Acireale, dopo tanti anni, in una giornata di grande affetto per celebrare San Sebastiano, l'arte delle chiese, e ho visto l'ordine straordinario di questa città. Alla fine del percorso delle cose viste e riviste, della bellissima Accademia Zelantea, che è un museo che io vidi tanti anni fa, scoprendo uno scultore dimenticato che si chiama Michele La Spina. Alla fine di quel giro mi hanno portato a vedere dei cantieri, come ho visto a Viareggio, per carri, carri enormi, giganteschi, bellissimi, e io ho scoperto che c'era un grande carnevale come quello di Viareggio, come quello di Cento, come quello di Putignano, come quelli che ho visto da ragazzo, come quello di Venezia, che credo sia senza carri. Un carnevale di carri, e l'ultimo che ho visto, ho sostenuto, ho presentato, ho frequentato, è appunto quello di Viareggio, anche ad Acireale. E quindi l'ho promosso, ho detto ad Acireale c'è un grande carnevale, venite per carnevale ad Acireale. Naturalmente quelli che devono scrivere contro di me, approfittando di un'onda di insulti che io ricevo inutilmente per cose che non ho fatto, altro che fatte bene, leggo. Per Frosignone News, una testata a me fino ad oggi ignota, Sgarbi dimentica di essere sindaco di Arpino. E non dimentico che ho fatto sindaco di Arpino, io non per niente ho fatto costruire una scultura, ho fatto innalzare una scultura luminosa di Cicerone e sono tornato durante i giorni di Natale e adesso riprendo a fare le funzioni di sindaco. E promuove il carnevale di Acireale, pioggia di critiche. Critiche perché c'è uno che sta ad Arpino. Non può andare alla Cireale? E dire, come tutti dicono, che il carnevale di Acireale è il più bel carnevale della Sicilia, non vuol dire contrapporsi a Viareggio. I carnevali italiani conosciuti, quello più famoso è quello di Viareggio, hanno tutta la mia attenzione. Il carnevale di Acireale ha un'attenzione nuova perché non sapevo che ci fosse tanto impegno e carri così grandi. E quindi ho detto, per chi potrà andare e andrà in febbraio, immagino, alla fine di gennaio, credo che comincia alla fine di gennaio, alla Cireale, venite alla Cireale, questo ho detto, cosa c'entra Arpino? E dunque voglio semplicemente dire che Arpino resta la città di cui sono sindaco e Arpino non ha un carnevale di grandi carri, ha piccoli carri, e io mi auguro che possano essere sempre più grandi, che si muoveranno l'11 febbraio. Venite ad Arpino, non ho nulla che vi faccia preferire una città o un'altra, ma Viareggio, la Cireale sono luoghi di grandi carnevali, sono luoghi che mi sono compiaciuto come italiano e anche come siciliano, come sono stato come sindaco, come assessore, che siano così ben fatti i carri. E dirò di più, chiederò agli amici di Acireale, contenti per quello che ho detto, che ci mandino un carro perché esso si manifesti ad Arpino. Un carro ad Acireale, spero che il percorso sia non troppo difficile, venendo per via di terra o anche per via di mare, arrivando per esempio a Formia, perché un carro di Acireale possa sfilare ad Arpino. Sono felice che l'11 febbraio tanti verranno ad Arpino, vi auguro che sia una grande festa e auguro a tutti di essere felici e ci sarò per vedere i carri, i piccoli carri che faranno nella mia città. Mi auguro che un grande carro di Acireale venga ad onorare Arpino. Ad Arpino un grande carnevale parte da quest'anno, ma non posso leggere pioggia di critiche perché Sgarbi dimentica di essere sindaco di Arpino perché senza un facile campanilismo dice che è bello il carnevale di Acireale. Quante ingiustizie devo patire? Quante, quante continuamente devo patire perché qualcuno vuole attaccarmi e si approfitta allora di questi attacchi per inventarne altri. Sgarbi dimentica, io non dimentico, sarò ad Arpino, sarà un grande carnevale, mi auguro che Acireale e Arpino si gemellino. Questo voglio dirvi. Infami!